Buongiorno a tutti, grazie Gianfranco in quanto amica di avermi subito caricato di questa responsabilità di non appiattire la giornata col mio ultimo intervento. Allora, permettetemi di fare una premessa, perché tutti conoscono Fondazione Cariplo, non necessariamente tutti conoscono Fondazione CRC Cuneo, però mi sembra così importante per dare una dimensione del territorio in cui lavoriamo e del ruolo che cerchiamo di svolgere. Noi siamo una fondazione di origine bancaria che lavora fondamentalmente a livello di provincia di Cuneo, una provincia, molti lo sanno, la provincia Granda, cioè la terza provincia per estensione territoriale, 590.000 abitanti, 69% di territorio montano. Lo dico perché è un territorio che ci accomuna ad altre tante province italiane, ma che ha sicuramente una ricchezza enorme in termini di welfare locale, ma anche rischi di frammentazione, parcellizzazione. Quindi è interessante per una fondazione a livello provinciale capire appunto che ruolo può giocare insieme agli altri soggetti. Quando abbiamo letto, insomma, siamo stati invitati a partecipare a questo incontro, abbiamo cercato di ragionare prima di tutto su come noi come fondazione cerchiamo di mettere in pratica processi e metodi di coprogettazione, anche per scongiurare un po' il rischio dell'autoreferenzialità che possono avere le fondazioni anche in quanto appunto portatrici di risorse. Stesso metodo che cerchiamo da qualche anno sia di realizzare come fondazione, sia di proporre e richiedere ai soggetti con cui lavoriamo. Uno schema molto semplice e conosciuto, che però effettivamente caratterizza il nostro intervento da alcuni anni. Intanto il tentativo di individuare i bisogni e quindi le priorità del territorio attraverso una modalità condivisa. Noi come fondazione mettiamo a disposizione, tramite il lavoro del centro studi, la realizzazione di ricerche e moltissime occasioni di ascolto degli interlocutori locali per condividere insieme i bisogni, le priorità e quindi la programmazione che caratterizza la fondazione, ma che può anche orientare ovviamente la programmazione dei soggetti del territorio. Quando in base ai bisogni, quindi alle risposte che cerchiamo di sviluppare insieme, definiamo lo strumento, quindi erogativo piuttosto che di bandi e progetti, da alcuni anni il tentativo è quello di impostare, disegnare i bandi e soprattutto i progetti strategici attraverso la realizzazione di tavoli di coprogettazione con gli enti, quindi mettendo concretamente attorno al tavolo insieme a noi l'ente pubblico, le cooperative sociali, le associazioni di categoria, le imprese a seconda diciamo dei temi che cerchiamo di affrontare, progetti strategici che devono e quindi partnership che poi devono essere sottoscritte da patti, accordi, convenzioni che vincolano diciamo quello che si è stabilito insieme. Lo stesso metodo che cerchiamo di ottenere quando finanziamo attraverso bandi o progetti iniziative di terzi, in cui la richiesta è proprio di realizzare interventi coprogettati e cogestiti e covalutati, cioè non solo analizzati dal punto di vista di una valutazione esterna, ma anche di una autovalutazione che permetta di cambiare in corso d'opera e di apprendere dall'esperienza. Allora, come diciamo così, per arrivare un po' anche a delle esperienze concrete, citerei, ma proprio a livello di citazione perché il tempo non consente di entrare nel merito, tre iniziative. Un bando, Cantiere Nuovo Welfare, molto simile ovviamente in scala, no? provinciale all'importante bando di Welfare in Azione di Cariplo, da cui tra l'altro ovviamente abbiamo preso spunto, ispirazione, perché copiare è bello, nel senso che comunque le riflessioni, le considerazioni, no, che Cariplo stava facendo nella fase iniziale di sperimentazione del bando sono state preziose per noi per capire come tarare e sviluppare il bando a livello provinciale.
un'iniziativa proprio, Orizzonte Vela, che si finalizzata a sperimentare modalità innovative per affrontare l'autonomia delle persone con disabilità intellettiva, e un laboratorio di sperimentazione territoriale, laboratorio welfare aziendale, che sta per partire e che è nato dal risultati di una ricerca sul welfare aziendale che abbiamo appena realizzato in provincia di Cuneo. Allora, sul bando, appunto, non ripeterei le tante cose che ha già detto prima su Fondazione Cariplo, vi racconterei solo questo. Noi abbiamo sviluppato questo bando un po' dallo stesso ragionamento, cioè abbiamo analizzato insieme al territorio come veniva sviluppata l'innovazione sociale e come questa innovazione sociale si era mantenuta piuttosto che modificata a fronte della crisi in corso. Da qui abbiamo capito che poteva essere il momento giusto per stimolare e sostenere il territorio per sviluppare percorsi di innovazione, di efficienza, di mobilitazione di nuove energie con partnership più allargate su processi già in atto nel territorio, ma che forse avevano bisogno appunto di superare frammentazione, episodicità, eccetera. Il primo anno è stato un anno a vuoto, nel senso che i progetti che sono stati presentati dal territorio non rispondevano alle aspettative che ci si era dati. Ci si è resi conto che insieme ai soggetti, agli enti locali, alle cooperative sociali, alle associazioni, al privato, c'era bisogno di fare un lavoro di facilitazione, di accompagnamento per condividere insieme metodi, pratiche, competenze, approcci, e quindi fare quel salto di qualità che permettesse di avere dei risultati effettivi. Sono progetti in corso perché sono di lungo periodo, stiamo vedendo dei risultati, nuove risposte a nuovi bisogni, nuove modalità di intervento, nuove alleanze, soggetti inediti soprattutto, cioè per la prima volta partnership che si allargavano, soggetti prima non coinvolti nei servizi di welfare locale, e soprattutto la realizzazione di una condivisione della funzione pubblica e della responsabilità sociale tra i diversi attori, che proprio pensiamo il germe, no, per far maturare quella trasformazione della governance e della costruzione delle politiche locali a partire da delle sperimentazioni di progetti. Cito proprio solo a livello di così di esperienza il progetto Orizzonte a Vela, perché è un altro progetto che ci ha insegnato molto, quindi questa logica che veniva richiamata nel corso del dibattito di capacity building reciproca, no? Cioè della capacità di insieme capire come modificare le cose. Abbiamo sviluppato un progetto sul tema della autonomia della disabilità intellettiva dopo un lungo percorso di progettazione congiunta, in cui però abbiamo chiesto ai soggetti del territorio e ai servizi di aderire a un modello che avevamo costruito insieme a un ente di ricerca. Abbiamo sperimentato l'iniziativa ha avuto dei risultati molto interessanti dal punto di vista dell'applicazione del modello, ma scarsi risultati nella possibilità che questi modelli diventassero di sistema, cioè cambiassero le modalità di intervento dei servizi. Siamo ripartiti da zero, cioè nella seconda edizione del progetto abbiamo capito che la riprogettazione doveva essere sviluppata attraverso un reale processo di coprogettazione con i metodi giusti, con gli accompagnamenti giusti, perché i soggetti coinvolti si sentissero prima di tutto propulsori e responsabili di quanto poi doveva essere messo in atto. Siamo in corso, però intanto attraverso questo progetto abbiamo costruito una rete che vede coinvolte tutti i distretti sanitari, tutti i consorzi socioassistenziali, le cooperative sociali, le associazioni familiari, le imprese del territorio, quindi abbiamo delle buone aspettative che questo progetto
Ultimo tema, visto che se ne è parlato stamattina, interessante, in questo caso l'ottica è capire che dalla lettura del territorio c'è molto interesse sul tema del welfare aziendale, soprattutto in una logica di welfare aziendale che può essere un'integrazione del welfare comunitario e quindi non una sovrapposizione o un elemento successivo. Stiamo partendo con i percorsi di laboratorio secondo welfare su un laboratorio appunto di riflessione che coinvolga tutti i soggetti segnati lì, non solo le imprese ma i sindacati, associazioni di categoria, cooperative sociali, aziende sanitarie, consorzi, per creare nuove alleanze e capire se da queste nuove alleanze si possono sviluppare delle azioni di sistema. Chiuderei qua, nel senso che questo era quello che mi premeva raccontare, soprattutto l'esperienza. Grazie Elena Bottasso, no, poi mi rendo conto che il tempo che scorre rischia di essere allora a me è piaciuto molto l'intervento di Elena Bottasso, ma come anche di Monica Viglia, come anche di Tiziana Biolchini, cioè il fatto che qua c'è da una parte entusiasmo per l'amministrazione collaborativa e la coprogettazione, ma dall'altra anche una capacità di individuare i punti di difficoltà, no? È bello, no? Se ti abbiamo provato, non ci siamo riusciti, è andata male e allora abbiamo cambiato, cioè questa è anche la determinazione che serve, la determinazione e l'intelligenza che serve per poi riuscire a portare al meglio avanti i processi di coprogettazione.